Nell'antica Alba Pompeia, le famiglie più prestigiose vivevano nelle cosiddette domus. Queste abitazioni private furono costruite in gran parte nella prima metà del primo secolo d.C. Ma come erano fatte? Le stanze di rappresentanza erano divise dalla zona delle cucine o da quella destinata a commercio e attività produttive. In realtà queste case non erano poi tanto diverse dalle nostre. Come noi, infatti, gli ospiti che le frequentavano venivano accolti nelle stanze più grandi e sontuose. Non ci sogneremo mai di accogliere i nostri ospiti nello sgabuzzino delle scope, e così anche loro celavano le stanze private ai visitatori. Le domus avevano al loro interno anche dei cortili che, circondati da porticati, lasciavano spazio a strutture per la raccolta dell'acqua come pozzi e impluvi. Questi ultimi erano vasche per la raccolta dell'acqua piovana. Ad Alba, in via Acqui, casa Gioelli, gli scavi archeologici, condotti a metà degli anni 90, hanno portato alla luce i resti di alcuni ambienti di una domus di prestigio che ha restituito importanti elementi architettonici e decorativi. In uno dei suoi ambienti, destinato ad uso termale e dotato di un sistema di riscaldamento a pavimento quasi all'avanguardia per il periodo, è stata scoperta una scena figurata con un cervide marino tra due delfini e medaglioni floreali. E a proposito di animali fantastici e dove trovarli, quale miglior luogo di un'area con piscine per rappresentare un'immagine acquatica?